12-12, assessore, parte questa nuova avventura, il Movimento Arancione, ci saremo anche noi domani alle 5, se ci può dare qualche così anteprima. Sì, io credo che domani è un giorno importante perché riproponiamo a livello nazionale quello che è successo a Napoli, cioè un laboratorio ampio che vada oltre i partiti, non contro i partiti, ma oltre e in alcuni casi con i partiti, perché probabilmente ci sarà anche l'Italia dei Valori, ci sarà la base Italia dei Valori. Noi siamo alla ricerca di una modalità di comunicazione e di interconnessione con i cittadini, con la gente, che ovviamente trovano nell'offerta dei partiti un po' di limitazione. I partiti spesso sono l'offerta politica dei partiti e si è andata via via inaridendo, sono diventati negli anni solo apparati, molte volte di stanza e di potere. Abbiamo necessità invece di riavvicinare la gente alla politica, politica intesa come momento appunto di partecipazione. A Napoli abbiamo inaugurato la democrazia partecipativa quindi superando quella rappresentativa. Abbiamo nel nostro quotidiano amministrare, ovviamente cerchiamo di portare avanti questo tipo di modello, anche se non è esattamente facile, e quindi si parte con il Movimento Arancione sperando che ci sia la risposta di donne, di tante donne e di tanti giovani per portare avanti una delle politiche antiliberiste, francamente antimondiane, perché noi lo diciamo fuori dai denti, non ci siamo stati contro in modo chiaro al governo Berlusconi, siamo contro il governo Monti, siamo contro politiche assolutamente liberiste che non mettono al centro il cittadino e l'essere umano, ma che continuano a mettere al centro il denaro e l'interesse. Quindi domani assisteremo, lo dico non tanto all'assessore ma alla dottoressa, assisteremo quindi a un parto. E puoi aggiungere un parto che ci ha visto anche come Rod protagonisti quando il sindaco De Magistris partì con la campagna e si propose nella candidatura, un progetto che molti napoletani hanno creduto. Lo dico anche fuori dai denti, l'abbiamo creduto anche noi, e secondo me domani c'è qualcosa di grande che si sta muovendo e probabilmente l'esperimento ben riuscito e quindi il parto già riuscito a Napoli, noi ci speriamo possa ben riuscire per questa Italia, per dare una sferzata e una ventata nuova. Una ventata che non è antipolitica, perché noi crediamo alla buona politica. L'antipolitica non ci interessa, non ci appartiene, noi invece riteniamo, anche se con l'antipolitica diciamo e con un certo mondo condividiamo delle battaglie importanti, quelli contro gli inceneritori, quelli per la difesa dell'ambiente, ma il tutto deve essere ricondotto nei termini della buona politica e della partecipazione ampia, chiara, leale, cioè il modello Napoli. Noi non pensavamo di poter superare le logiche partitiche, a Napoli è successo, questo anche per gli amministratori sta rappresentando comunque un punto di forza, perché quando abbiamo quando dobbiamo decidere sulla città non abbiamo mille lacci e lacciuoli, decidiamo solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini, e quindi questo rappresenta un valore aggiunto importantissimo, perché noi oggi in questa città riusciamo a fare delle cose proprio perché non abbiamo padroni. Quindi 12-12-12, la rinascita si può dire partirà da Napoli con questo convegno a Roma. Grazie ancora. Grazie.